La prima batteria che scenderà sul campo di gara sarà così composta: 148 scarpa Nicola, hanno già preso via peraltro, 229 Sissi Giara, 116 Martinelli Melissa, 80 Vero Palumbo Mia. Anche in questo caso una gara contro il tempo, vediamo il tempo finale per la batteria numero 1, 18.02, 18.02, torno a ribadire. Bene la partenza anche per questa seconda batteria. Vediamo già gli atleti affrontare il rettilineo conclusivo che porterà direttamente sul traguardo finale. Registriamo il tempo della prima atleta che lo taglia di 16.91. 16.91. Partita la prova per la batteria numero 3, San Martino degli Asti, Garuzzino che è riparato. Atleti che stanno avviandosi a chiudere la loro prova. Ed il loro tempo di riferimento risulta essere di 18.20. Ricordando che la batteria numero 3 dovrà essere rifatta, ha già preso via la batteria numero 4 sul percorso. 5.40 di Cristofano, 29 Brusio Molino, 129 Marasco, 135 Perro, 149 Navarrete. 18.04 è il riferimento. La prova per la battaglia numero 6. La prova per i concorrenti veri del scollo di Sentine con gli altri occitani, e vediamo già sul rettilineo che arriva a 4 metri dal traguardo. 17.02 è il la partenza anche per l'ottava batteria, che sapete si mette la vita in zona con linee di tutti i mani. Il riferimento per bene la partenza anche per batteria numero 9. Partita la prova per la batteria numero 3, San Martino, di Bastica, Ulzio, vediamo già sul tratto conclusivo del percorso, tempo di riferimento per loro 17.46. Vediamo imboccare in questo istante il rettilineo d'arrivo, la data finale ed il conseguente arrivo sul traguardo per un tempo di riferimento di 17.30.